questa parte di universo. Sembra non avete ricordizzarti il volto. Abruzzo, arriviamo. Lo scrive Jovanotti sulla sua pagina Facebook, sintetizzando quasi un mese di tira e molla su un evento atteso da moltissimi fan, rimasti con l'amaro in bocca dopo l'annullamento della tappa di Vasto annunciata per il 17 agosto. A dare il via libera definitivo ieri pomeriggio al concerto di Montesilvano è stata la prefettura di Pescara, dopo aver verificato la fattibilità dell'evento su un'area di circa 30.000 metri quadri nei pressi della Stella Maris, che potrà accogliere gli oltre 30.000 fan pronti a invadere il litorale di Montesilvano per un concerto che già si prevede sold out, considerando che nei primi 3 minuti di apertura dei botteghini dei circuiti online sono stati venduti oltre 600 biglietti. Il 7 settembre per Montesilvano sarà una data epocale, lo ha detto in conferenza stampa il sindaco Ottavio De Martinis. Finalmente posso dirlo, il 7 settembre Montesilvano ospiterà una tappa del Jova Beach Party. In questi giorni ho più volte prudentemente manifestato ottimismo, però al tempo stesso le prescrizioni di cui si parlava ci hanno fatto attendere fino all'ultimo istante prima di poter festeggiare, come giusto che sia, un evento così importante per il nostro territorio. Un territorio che ha dato dimostrazione di avere tanto da offrire e siamo certi che sarà in termini turistici, in termini di promozione turistica, anche per tutto l'Abruzzo, un evento che porterà lustro al nostro territorio. Le prescrizioni ci sono state nel corso dei vari appuntamenti in prefettura, ma le abbiamo superate tutte. Per questo motivo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi per far sì che in pochissimo tempo tutto questo si realizzasse. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte del questore e del prefetto, che abbiamo ringraziato perché abbiamo predisposto tutti gli atti amministrativi e siamo arrivati all'appuntamento preparatissimi. Noi andremo a circoscrivere le aree, quindi ci sarà un'interdizione della pineta integrale a far data da un giorno prima dell'evento con gli Orso Grill, con personale peraltro armato all'interno della pineta e personale che si occupa dell'antincendio. Poi ci sarà l'interdizione ovviamente dell'area a mare, di tutte le traverse al mare, della via Aldo Moro, una interdizione al traffico veicolare almeno una settimana prima proprio del tratto strettamente necessario in cui ci sarà l'evento per consentire il montaggio del palco. Abbiamo predisposto 2 punti cardine da cui partiranno i bus navette e le persone a piedi, uno è il Pala Roma e l'altro è la zona del Porto Allegro.